Corrado Landolina, sindaco di Zambrone. È stata ultimata la 18ª opera del maestro Antonio Lagamba, Calabria al femminile, museo al cielo aperto. E sì, abbiamo l'altro giorno installato l'ultima statua, manca ancora qualche dettaglio e abbiamo finito. Un'opera unica. Sì, è un'opera, questa complessivamente considerata è un'opera unica. È un'opera unica sicuramente in Italia, perché un parco interamente dedicato all'universo femminile nella storia credo non si registra da nessuna parte. Com'è nata quest'idea? Il parco si chiamava Parco Otto Marzo, era in stato di abbandono e si è resa la necessità di un restauro. Volevamo in qualche modo omaggiare la piazza, omaggiare il senso che era stato dato alla piazza, e lo volevamo omaggiare attraverso dei contenuti ben tangibili. E così è nata l'idea delle statue, che originariamente erano 12, poi ci siamo resi conto che c'era una necessità di approfondimento, sia per ragioni proprio di completamento del parco, sia per ragioni storico-culturali, perché molte alcune delle epoche storiche non erano rappresentate nel parco, e allora abbiamo deciso di rappresentarle. Cosa rappresentano queste sculture? Rappresentano l'universo femminile, e per rappresentarlo partiamo dalle donne di Calabria nella storia. Sono rappresentate non soltanto tutte le epoche storiche attraverso la storia di una donna, ma rappresentate anche nelle loro diverse attività, nelle loro diverse espressioni, per cui si parte dalla poetessa del V secolo a.C. alla nobildonna del 400, al primo medico donna, alla solidarietà declinata al femminile con le due mottoliane, all'artista Mia Martini, alla Calabria di Donna Brezzi, e così via. Siamo giunti alla 18ª opera. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? No, il parco è completato con la 18ª opera. Abbiamo davvero rappresentato una bella realtà storico-culturale. Per il futuro dobbiamo immaginare e aspettarci che il parco venga adesso valorizzato. Appena possibile proveremo a nominare un responsabile esterno che lo curi nelle sue esigenze della quotidianità e che provveda sovrintenda di concerto con l'ufficio tecnico alla manutenzione e allo stesso tempo lo faccia conoscere nelle scuole della Calabria e con i turisti che vengono in Calabria.